di consumo, mancano i cereali o manca il petrolio c'è, solo che costa troppo. E che costa troppo perché? Perché non c'è liquidità, perché se ci fosse stata liquidità, io alcuni anni fa guadagnavo, come ho detto a lei, 250.000 euro l'anno. Cioè, io potevo permettermi di comprare tutta la benzina che volevo, ci cioè potevo far bagno con la benzina, oltre che dammi fuoco, no? Come fanno? Voglio dire, quindi tutto è relativo, dipende quindi da quanta liquidità c'è sul mercato. Il problema è tutto lì, perché i beni ci sono, occorre, c'è stagnazione, c'è recessione in maniera proprio drammatica, e quindi occorre di nuovo rimettere in piedi l'economia, cercando che cominci di nuovo a ruotare il denaro e quindi a circolare tutti i beni che servono, perché le esigenze ci sono, i cittadini che hanno bisogni e diciamo, di servizi, di prodotti e quant'altro ci sono. Il problema è che non c'è liquidità. C'è chi gliela può fornire questa roba, questi servizi, questi prodotti, ma non c'è liquidità, quindi la soluzione è rimettere liquidità nel sistema. Tutto è stato fatto nel corso degli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi, l'ultimo 2 anni particolarmente, in modo da mettere in ginocchio l'economia, perché la strategia finale del mostro che io chiamo Moloch è quella di impossessarsi dei beni reali. Cosa che fa periodicamente ogni 40, 50, 80 anni. Questo periodo qui l'ha fatto varie volte in varie nazioni in giro per il mondo, ma qui da noi in Occidente non esiste una crisi del genere a partire dal 30, dal 1929-30. E quindi che cosa fa? Allora, diciamo, il sistema del Moloch fa tre cose. Prima, fa il fallimento individuale che colpisce, diciamo, sporadicamente qua e là, che però serve per creare poi quella plusvalenza per qualcuno, tipo come dicevamo prima della Lehman Brothers, no? Che se la sono spolpata e hanno ridato vitalità per un po' di tempo a qualcuno. Lo Hanno stesso, giocato le scommesse sì, sopra che fallisse. esattamente. Quindi, E poi hanno soldato quello che doveva pagare le certamente, scommesse. no, è chiaro. Allora, tutti i giochi sappiamo bene come stanno. Allora, il discorso quindi è che c'è una prima fase, che è questa qua, della castrazione di uno per salvare gli altri. Poi fanno il fallimento generalizzato, come sta succedendo adesso. Se non gli va in porto bene, hanno la terza chance, che è quella della guerra. E stanno anche preparando quella, non è che la stanno. Però stavolta gli dice molto male anche lì, perché mentre prima partivano da una posizione di dominio assoluto del sistema e del controllo geopolitico globo terracqueo, adesso la cosa è molto più complicata, perché ci sono degli attori molto più potenti degli Stati Uniti, la Cina, vi dico l'ultima, la signora Dilma Rousseff, che è la presidentessa brasiliana, non la conosce nessuno, ma L'ultima. è un gambito, tu parli così, è una che è stata presa dal regime quando ci sono stati regimi dittatoriali nel periodo della, diciamo, controriforma, e è stata torturata con elettroshock, imprigionata per 3 anni, ha fatto la mega duro, perché una con tu parli così. Quella che ha preso il posto di uno, no? Sì, però. Quindi è una donna che sa esattamente quello che fa e quali sono gli elementi base, proprio fondamentali del comportamento umano. E l'altra, dunque, lunedì stava in Germania in visita ufficiale e c'era la Merkel che cercava di piegare il contropiede, e gli ha detto: "Bora, non rompe le palle, perché noi ai giochi tuoi e degli occidentali, americano, ebraico, sionisti, non ci stiamo, noi ci facciamo la nostra bella moneta", tant'è che ieri Hanno nazionalizzato tutto, ma certo, un amico che c'ha la moglie hanno brasiliana, fatto il sistema bancario benissimo, nazionalizzato, hanno fatto benissimo. E ieri, a seguito di questa cosa che ha detto, quindi già lo sapeva che era in programma, ieri c'è stata la riunione del cosiddetto comitato BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, dove hanno messo a punto un sistema di interscambio fra di loro, che so, la prima, la nona, la settima
la decima potenza mondiale, che adesso toglieranno un bel po' di fetta di formaggio dai denti dei topi americani. Quindi, per tornare alla cambiale, allora la cambiale quindi è una sostanziale promessa di pagamento, come qualunque tipo di altra carta, che hanno demonizzato le banche. Perché? Perché gli serviva di togliere lo strumento principe che ciascuno di noi individualmente ha. Perché? Ma la cambiale è la moneta, no? Ma è la prima moneta, te l'ho detto prima. È appunto. È la moneta. La moneta loro. È chiaro. Allora arrivo pian piano al centro del problema. Allora, la cambiale, come noi la conosciamo noi oggi, è stata diciamo formalizzata e strutturata, diciamo immaginata e poi realizzata a seguito del congresso internazionale di Ginevra del 7 dicembre del 1930, dove hanno messo a punto i 114 articoli che esistono tuttora e che anche l'Italia insieme agli altri 41 stati ha ratificato nel regio decreto del 1669 del 1933, e che è tuttora valida salvo qualche piccola mistificazione che hanno fatto i vari governi negli ultimi 7-8 anni, ma che comunque è assolutamente moneta internazionale ed è una convenzione internazionale. Quindi, come dicevo altre volte, la cosa non è diciamo modificabile da un singolo governo, perché essendo un trattato internazionale ratificato internazionalmente c'è bisogno di un consenso di vari valori per modificare le cose. Siccome poi molti stati non esistono più, quegli stati non possono più intervenire, quindi non è più modificabile. O si fa uno strappo assoluto, tipo che ne so, uscì fuori dal Fondo Monetario Internazionale, ma è molto più importante di quanto questo qua, perché poi ci sono vediamo. Cioè, vabbè. E quindi la cambiale, quindi, oltretutto, è anche moneta di scambio e di compensazione tra le banche. Le banche tra di loro usano le cambiali per quando non usano altri sistemi, ma in estrema ratio c'è questa cosa. Quindi tra di loro, del resto dei cambiali sono anche i bond, tutti i bond. Tutti i bond, anche quelli sovrani, quelli degli stati, sono cambiali. Sono dei pagherò, se spera, se non fallisco. Se non fallisco. L'assurdo è che le banche hanno messo in condizione l'opinione pubblica di pensare, attraverso il controllo dei mezzi, che uno Stato possa fallire. Come ho detto l'altra volta, gli Stati non falliscono mai, possono essere occupati, possono essere vinti, possono essere conquistati, ma in quanto Stato, essendo il valore interno alla nazione che abita quello Stato, se c'è un solo cittadino di quella nazione, il potere di quella nazione e quindi anche il